assistiamo oggi in Europa essenzialmente a due laboratori interessantissimi sul piano politico, che sono per un verso l'Italia con il suo governo nazional popolare del basso contro l'elite, o almeno tale è stato percepito da quelli che l'hanno votato, che hanno votato la Lega e i 5 Stelle non perché fossero di destra o di sinistra, ma proprio perché rovesciavano questa dicotomia rappresentando il basso contro l'alto, per un verso, laboratorio politico italiano, e per un altro verso abbiamo il complementare laboratorio politico francese delle giubbe gialle, che scendono ormai a cadenza settimanale sulle piazze per manifestare con la loro uniforme, la giubba gialla, gilet jaune, che è interessante anche come emblema perché è un simbolo del capitalismo. La giubba gialla si trova dotata dal capitalismo nella macchina di ciascuno di noi, nell'utilitaria più autenticamente capitalistica che vi sia, e che diventa la divisa di chi dice no al capitalismo in qualche modo. Abbiamo quindi per un verso una protesta verso l'elite cosmopolitica dominante che in Italia si è tradotta in un governo che occorrerà vedere se saprà mantenere le sue promesse e le sue premesse, osteggiando l'elite cosmopolitica e reagendo all'ostilità che l'elite cosmopolitica quotidianamente rivela contro il governo, ora tentando di farlo cadere con lo spread delle sue impennate, ora percorrendo la via del colpo di stato giudiziario con la vicenda delle navi migranti, ora percorrendo la via della delegittimazione secondo la formula del populismo e del sovranismo, per un verso. Per un altro verso, in Francia, dove nel conflitto fra la Le Pen e Macron ha vinto Macron, cioè il prodotto in vitro dell'elite Rothschild, l'uomo messo lì apposta ad hoc per gestire il potere dell'oligarchia finanziaria in Francia, e in quel caso la rabbia popolare, nazionale popolare, si è determinata, non potendo sboccare in un progetto governativo, si è determinata con le proteste di piazza delle giubbe gialle, che sono proteste particolarmente interessanti non solo per la divisa che hanno assunto, la giubba gialla uniforme che trasforma il simbolo del capitalismo in un simbolo condiviso di opposizione al capitalismo, ma sono interessanti anche le giubbe gialle galliche per il fatto che protestano non in nome della destra o della sinistra, non in nome di lotte general generiche come l'ambiente o il pianeta o la pace, ma lottano in nome del punto di vista del basso, del servo nazionale popolare, contro il punto di vista dell'alto, del signore globale elitario. Se il signore globale elitario vuole più globalizzazione, le giubbe gialle, il servo nazionale popolare, vogliono più Stato e più sovranità democratica nazionale. Se l'elite demofobica globalista vuole più concorrenza e più competitività, il servo nazionale popolare, i descamisados della globalizzazione, le giubbe gialle, vogliono invece più protezione e più diritti sociali, vogliono salari più alti e meno competitivismo. Ecco quindi che in Francia, in maniera non coerentizzata, a tratti confusa, ha preso forma una conflittualità. Si è composta una conflittualità che è la tipica conflittualità di questa fase del capitalismo, che vede contrapposta l'elite cosmopolitica, l'aristocrazia finanziaria da una parte e il servo nazionale popolare, il precariato, dall'altra. Ecco perché gramscianamente le giubbe gialle non sono un vertice assimilabile dall'elite dominante. L'elite dominante, di fronte alla teoria rivoluzionaria Gramsci-Docet, può reagire solo dispiegando la violenza, e lo fa o reprimendole manu militari, come è avvenuto, a colpi di manganello e di repressione, o tramite violenza immateriale, cioè tramite diffamazione permanente sui rotocalchi al servizio della classe dominante, nelle trasmissioni televisive del nuovo ordine mediatico dominante, o addirittura secondo l'abusata e antica pratica dell'infiltrazione, ossia l'infiltrazione gestita dall'alto di parti violente e di facinorosi nel movimento in modo da screditare l'intero movimento. Dapprima l'ordine del discorso dominante ha provato a screditare le giubbe gialle utilizzando il teorema della violenza. Sono dei facinorosi, debbono essere repressi.
Poi ha provato a utilizzare la carta del fascismo. Questi sono dei fascisti e come tali debbono essere trattati. Poi le svastiche. Poi in terzo luogo, secondo una climax che è sotto i nostri occhi, hanno utilizzato l'argomento dell'antisemitismo. Sono antisemite le giubbe gialle. In realtà, a onor del vero, vi è stato un episodio di antisemitismo contro il filosofo, peraltro molto più vicino alle giubbe gialle che non all'élite, se si leggono i suoi testi, Finkielkraut in Francia, il quale è stato diffamato come ebreo, ma non dalle giubbe gialle, ma da una giubba gialla, un islamista radicale impenitente, che come tale deve essere trattato a norma di legge, punito a norma di legge per quelle affermazioni deliranti, ma il potere ha utilizzato come argomento quello di diffamare l'intero movimento delle giubbe gialle come antisemite. Sarebbe come se nelle piazze del cambiamento climatico ci fosse stato un episodio, e forse c'è stato, non lo so nemmeno, di violenza, e si fosse utilizzato indebitamente per dire che tutti i giovani erano violenti, capite bene, no? Una sineddoche inappropriata. Ecco, da questo punto di vista le giubbe gialle rappresentano la stessa istanza che in Italia è andata al governo, vorrei dire, sono... chiedono di essere elette insieme. Quando in Italia, quando Di Maio è andato a manifestare il proprio appoggio alle giubbe gialle, ha rivelato questa connessione, a mio giudizio ha sbagliato in un punto, che egli in quanto membro di un governo, a capo di un governo, non doveva andare in prima persona, bastava far andare Di Battista, non so, qualcuno che non fosse chiaramente direttamente implicato nel governo, perché sennò scaturiscono incidenti diplomatici. È stato quasi delegittimato il governo francese con quel gesto, evidentemente un gesto incauto, ma di cui condivido in qualche modo la scaturigine. Non condivido i modi, ma condivido la scaturigine, cioè l'approvazione di quello che stanno facendo i francesi, in qualche modo reagendo all'ordine globalista. Ecco perché i due movimenti, quello che sta avvenendo in Italia con il governo nazionale popolare osteggiato da destra e da sinistra, dal PD e da Forza Italia, che sono perfettamente interscambiabili e che rivelano quanto dicevo in precedenza, che destra e sinistra ormai sono interscambiabili e sono i cani da guardia dell'élite aristocratico-finanziaria, e quello che sta avvenendo in Francia appunto è sinergico e convergente con quanto sta avvenendo in Italia.